La tosatura Maori incanta l'Abruzzo. Tef Maori ogni anno a primavera si sposta dalla Nuova Zelanda per raggiungere l'Italia e tosa milioni e milioni di pecore. Prima tappa del suo tour europeo italiano, Anversa degli Abruzzi. Vedere all'opera Tef e i suoi colleghi neozelandesi è uno spettacolo puro. In meno di 2 minuti riescono a tosare una pecora senza neanche legarla. Un rasoio affilato e un velo di lana integro e di ottima qualità. 2,50 euro per ogni capo tosato, richiestissimi dalle aziende zootecniche di tutto il mondo. La concentrazione dice che è l'elemento principale per fare questo lavoro, per tagliare e tosare la pecora. Sicuramente ci sarà un lavoro più che altro di schiena, insomma di braccio, di forza, ma dice che l'elemento principale è la testa. Senza la pazienza, senza la concentrazione non puoi tosare la pecora. In Italia in realtà nessuno riesce ad essere veloce come loro. Un lavoro non di forza ma soprattutto di testa e grande concentrazione, spiega Tef. La lana viene stipata e compressa in grandi sacchi. Una volta la lana era l'oro bianco in Abruzzo, appena 40 anni fa, infatti valeva 3.000 lire al chilo. Oggi vale pochissimo, appena 30 centesimi di euro al chilo, svalutata dall'avvento delle fibre sintetiche. La crisi, ammette Tef, c'è anche in Nuova Zelanda, dove la vita del pastore è altrettanto dura.